Diventerai. Fiore!
Mi chiamo Sabina Spielrein. Sono nata a Rostov, sul Don, nel 1885. La mia famiglia appartiene alla ricca borghesia ebrea e i miei nonni sono giudei mistici. Mia madre, Eva Liblinskaya, ha ricevuto un'istruzione universitaria fino a diventare dentista. Ed era anche dotata di un notevole talento musicale. Si innamorò di un medico cattolico, ma lo lasciò, dicendogli che non avrebbe mai sposato un cristiano, perché i suoi genitori ne sarebbero stati rovinati. Il giorno dopo lui si sparò. Il mio insegnante di letture si uccise quando mia madre se ne allontanò per recarsi a Parigi. Nello stesso periodo era amata anche da mio zio Adolf, e io spasimavo sia per mio zio che per il mio insegnante. Sposò mio padre per la sua insistenza, ma credo che non lo abbia mai amato. Io sono la prima di 5 figli. La mia unica sorella è morta quando era ancora piccola, aveva 4, forse 5 anni. Io cominciai a sentirmi male, a rifiutare il mondo intorno a me, a inventarmi storie, a vivere in una grande solitudine. La mia ingenuità infantile si trasformò col tempo in purezza, cosa di cui tutta la mia famiglia è orgogliosa, soprattutto i miei nonni rabbini. Proprio a causa di questa purezza, le mie compagne non mi consideravano come una di loro, mi tenevano molto distante, soprattutto quando affrontavano discorsi di sesso. Mi sentivo sola, pensai di non piacere a nessuno. E decisi, nella mia innocenza, con la mia innocenza, di dover piacere a me stessa, così com'ero. Anzi, la mia innocenza, io, l'avrei protetta. I miei fratelli sono stati uccisi da Stalin, angosciato dall'esistenza di menti non controllabili. Erano scienziati,
In famiglia siamo tutti un po' speciali. Anche i miei nonni rabbini profeti. Uno di loro mi predisse che la mia vita sarebbe stata segnata da un grande destino. Le sue parole mi fecero molta, molta impressione. Me ne convinsi. Chissà, forse lo pensavo ancora prima che me lo dicesse, forse lo sentivo soltanto. Non so. La gioia del nonno per la mia vocazione ad essere altro, diversa, importante. Non so descriverla. Certo, facevo cose diverse. Avevo paure diverse dagli altri bambini. Ad esempio, ero terrorizzata all'idea che qualcuno un giorno potesse strapparmi ai miei genitori ed anche che fossi affetta da gravi malattie. Mio padre, fino all'età di 11 anni, mi picchiava frequentemente sulle natiche unite, obbligandomi, dopo ogni punizione, a baciargli la mano. Picchiava pure mio fratello ed io non lo sopportavo. Ogni volta mi assaliva un dolore proprio qui, poi seguiva una forte eccitazione ed io correvo a nascondermi per masturbarmi fino allo sfinimento. Le mani di mio padre erano forti, eleganti, agili, ma io non potevo più sopportare la vista di qualsiasi mano, bella o brutta che fosse. Dovevo distogliere lo sguardo, voltare il capo, chinarlo, immergermi in visioni fantastiche. Nacquero così strani giochi, in cui, allontanandomi dalla realtà del dolore e della colpa, riuscivo a sopravvivere, sapendo che qualsiasi cosa io stessi facendo mi era utile e necessaria. Nulla avviene per caso. Rimuginando sulla nascita, mi convinsi che fosse puro atto di volontà divina. Ed anch'io avevo molta volontà, anch'io potevo farcela. Un giorno chiesi ad una nonnetta se io potevo, come mia madre, avere un bambino. Lei mi disse: no, sei troppo piccola, tu potresti al massimo dare alla luce un micetto. Mi misi in attesa di un gattino, domandandomi se questa bestia potesse un giorno diventare intelligente come un uomo, qualora gli avessi dato un'accurata educazione. La mia fantasia era inesauribile, ma sapevo però separarla dalla realtà. Ero cosciente della mia diversità. Per questo, fin dall'età di 7 anni, mi sono sentita spesso disperata. Mi mettevano sempre a confronto con mio fratello, così pieno di coraggio, ed io mi vendicavo, nascondendomi e saltando fuori all'improvviso. Fino a 7 anni, però, non ho avuto paura di niente e di nessuno. Questo mio mondo interiore così fragile e forte allo stesso tempo, la disperazione, l'angoscia che col tempo crebbero dentro di me, non mi hanno impedito di essere una brillante studentessa. Tra tutti i licei d'Europa, solo in Russia esisteva il liceo pubblico femminile, cosa che mi consentì, raggiunta la maturità, di recarmi a Zurigo per studiare medicina all'università e curare la mia psicosi, divenuta dall'età di 16 anni, intollerabile. My ideas,
They've gone through and through me, like wine through water, and altered the color of my mind. Carl. Da Pietre, al piccolo villaggio, rispondi alla domanda che mi angoscia. Il mio bambino disse, dimmi, ma perché? Disse, per morire. Con lui si infranse il cuore di madre. Che bello, può ereditare la vita da tutte le sofferenze del mondo. Ma le campane continuano a suonare e il mistero rimane. Puoi dirmi, o vecchio saggio, se si nasce per morire. Thank you.
io so di quali rimorsi il tuo coraggio è privato. L'abbandono teme la morte ed è tutto ciò che teme. C'era una volta un sogno meraviglioso. In una notte fresca un tempo di renda cantò di un poeta dagli occhi neri e dai capelli bianchi. Ho lottato per te contro le onde, con remi alzati. Torno da vincitore. L'ho amato con tutta me stessa, di un amore ideale, passionale. Il mio io sentiva ed esprimeva questo amore con libertà. Il suo no. Ora posso dirlo. Per molto tempo mi sono sentita corrisposta. Lui non respingeva il mio amore, anzi lo assecondava. Amavamo la stessa musica a tal punto che quando gli presentai un'analisi della musica su Wagner mi disse di aver pensato le stesse cose, di pensare le stesse cose, di sentirle allo stesso modo. Non era cosa rara tra noi, anzi potrei dire che il nostro modo di dialogare, comunicarci impressioni, riflessioni metodologiche, stati d'animo, si muoveva su un terreno che ci dava sempre le misure di un oltre che apparteneva solo a noi. Né io né lui temevamo l'allontanarci da ciò che è immediatamente spiegabile. Eravamo come navigatori solitari su due barche ed un unico timone. All'apice di questo sentire desiderai un figlio da lui. Naturalmente glielo disse. Questo figlio doveva incarnare Sigmund, figlio di quel Sigmund. Di quel sì, che sa la Valchiria Brunella. Sigfrido è il dio solo e la sua amante la terra madre. Sigfrido per me rappresenta il frutto della cultura ariana e di quella semitica. Eroe d'unione di due mondi, due religioni. Sigfrido, figlio mio, un giorno dovrai dire tu quello che tua madre sente ora. Devi potermi trovare un padre degno. Io voglio credere fermamente che mi aspetta un grande destino. Ohimè, tanto ardore e tanto amore. Lo sento. Sigfrido, vieni. Nessuno mi strapperà questa fede. Solo l'amore. Credevo nella forza spirituale e chiaroveggente del mio inconscio. Era per me possibile avvicinarmi a quel Dio, tanto da potergli parlare. Riuscivo a sapere ciò che voleva da me e da tutte le generazioni che sono infinitamente lontane da quella che noi definiamo umana. Karl mi fece credere di avere lo stesso desiderio e che Sigfrido fosse realmente tra noi. Non poteva realizzare questo nostro sogno solo perché era sposato, questo mi disse. Ma di questo sogno ne parlammo spesso. Karl amava il mio amore e un giorno mi scrisse: io cerco la persona che sia capace di amare l'altro senza per questo punirlo, senza renderlo prigioniero o dissanguarlo. Cerco questa persona del futuro che sappia realizzare un amore indipendente da vantaggi o svantaggi sociali, affinché l'amore sia sempre fine a se stesso e non solo il mezzo in vista di uno scopo. I'm looking for someone who's capable of loving someone else without punishing him, without imprisoning him or draining him. I'm looking for this future someone who knows
How to realize it all. Independent of social advantages or disadvantages. So that law is always for its own sake. And not just as a means to an end. Era il 1908. That first day, when you praised me, sweet, and said that I was strong and could be mighty if I liked. That day, the days among glow set like a jewel between the virgin goals. The man won that bleed behind in vast of the woods. Quel primo giorno che mi lodasti, esatto, dicendo che ero forte e che se volevo potevo essere potente. Quel giorno, in mezzo ai giorni, splendido, centrale, come un gioiello tra di argenti, quel luminoso che luccicava indietro, e il più immenso del mondo. Perdonatemi di aver dimenticato di essere un medico. Per disgrazia, non posso fare a meno nella vita della felicità di amare e dell'amore impetuoso, estremamente mutevole. Thank you.
l'Eterno è il nostro Dio. L'Eterno è unico. E t'amerà il Signore tuo Dio. L'ho amato per tutta la vita. Nonostante i suoi tradimenti, nonostante le sue incoerenze, nonostante la sua incapacità ad essere realmente sincero, l'avevo idealizzato, costruendo dentro di me il mio Dio mitico, teutonico. Ero giovane, troppo giovane. Dio, it's not true. Dio. It's not true. The idea. Troppo giovane. It's not true. Troppo innocente. Io non volevo essere una delle tante, ma una che è unica. Per molto tempo Carmi mi ha fatto sentire unica, da sola, di cui si fidasse. Mi fece leggere il suo diario dicendomi: solo mia moglie l'ha letto prima di lei. Mi sentivo privilegiata perché più della moglie con me condivideva ricerche, studi, riflessioni. Sentivo che le nostre anime erano così vicine che niente e nessuno le avrebbe separate. Solo la morte. La mia vocazione a dare a Carla tutto di me senza condizioni ed accettando le sue era forse ciò che di me Carla ha amato di più. O forse l'ho interessato di più. Forse ero solo un avvincente caso clinico. Forse attraverso i miei eccessi entrava in profondo contatto con se stesso. Forse ero solo necessaria fino a quando al mio caso non se ne sostituì un altro di maggior interesse. Forse, esaurita la conoscenza, si esaurì la passione. Non so. So che quando una donna si abbandona incondizionatamente alla passione, conosce presto, troppo presto, la condizione di vittima. La psicologia femminile sembra conoscere questa più di altre direzioni e cammina senza rendersene conto verso la distruzione di se stessa, distruzione di cui difficilmente sa liberarsi. Carl alimentava questa passione. Un'ebrea russa molto colta per la sua età, molto intelligente per la sua età, con una inesauribile fantasia, totalmente all'oscuro della procreazione, intuitiva. Menti come le sue fanno progredire la scienza. Lei dovrebbe diventare psichiatra, mi disse un giorno. Lo divenni. Essere ricoverata a Burgos proprio quando stava diventando il più importante ospedale psichiatrico universitario del mondo, crociere di scambi, formazioni, informazioni, fu per me senz'altro una fortuna. Ma tutto ha un prezzo. Carla sperimentò su di me metodi psicanalitici. Io divenni a mia insaputa un caso da manuale, abbandonai molti anni il mio desiderio di diventare una brava compositrice, perché, disse Carla, se avessi scelto quella strada avrei corso il rischio di impazzire. Oggi so che non era vero. Ma come non credere in colui che sta salvando un pezzetto della tua anima, un pezzetto della tua mente? Priva di qualsiasi ipocrisia, Carla guardava me come ad un essere speciale. Fino a quando sua moglie non inviò a mia madre una lettera senza firma, che metteva in guardia mia madre dai rapporti che esistevano tra me e Carla, o meglio dai sentimenti che io nutrivo per Carla e che rappresentavano, secondo il suo parere, un grave pericolo per il mio equilibrio. Mamma, non è vero. Non è così. Caro professor Freud, si tratta di cose di estrema importanza per me. E di interesse per lei. Mi ha scritto una sua paziente, certa Salinsky Erlein.
mi faccia sapere al riguardo. Una paziente che anni fa ho strappato con estrema dedizione a una gravissima necrosi ha deluso. Una paziente che anni fa ho strappato con estrema dedizione a una gravissima necrosi ha deluso la mia fiducia e la mia amicizia nel modo più offensivo che si possa immaginare. Mi ha provocato un orribile scandalo unicamente perché ho rinunciato al piacere di darle un figlio. Mi sono sempre comportato come un gentiluomo con lei, ma non mi sento limpido di fronte alla mia coscienza, un po' troppo sensibile. E questo mi fa soffrire più di ogni altra cosa, perché le mie intenzioni sono sempre state oneste. Ma lei sa bene che il diavolo può ricorrere anche alle cose migliori per produrre porcherie. In questa storia ho imparato un'infinità di cose circa la saggezza della condotta matrimoniale, perché finora avevo un'idea del tutto insufficiente delle mie componenti poligame, malgrado ogni autoanalisi. Ora so dove e come cogliere il demonio. Queste esperienze dolorose, eppure quanto mai salutari, hanno scatenato l'inferno in me. Ma proprio perciò mi hanno assicurato, spero, qualità morali il cui possesso sarà di estrema utilità per la mia vita futura. La capacità di queste donne di mettere in moto come stimoli tutte le astuzie psichiche immaginabili finché non abbiano raggiunto il loro scopo costituisce uno dei più grandiosi spettacoli della natura. Solo quando infine accade ciò che esse vogliono, la costellazione subisce un mutamento davvero sorprendente. Non ho mai capito cosa Freud pensasse di me. Per lui la donna si lascia guidare troppo spesso da sentimenti di ostilità e tenerezza, in modo tale da essere pressoché incapace a sottomettersi alle grandi necessità della vita. Non intende ragione né tantomeno la proibizione. Le donne per lui sono come degli animali che si possono tutt'al più addomesticare. Esse sono preda della loro passione, tanto che questa prevale su qualsiasi considerazione di carattere morale o razionale. Per Carly invece nella passione c'è verità. Per questo io ho accolto Carly dentro di me fino a sentirmi quasi annientata. Ho combattuto questo annientamento con la stessa determinazione con cui ho seguito le mie vocazioni, sapendo che qualsiasi cosa si vive non è mai vissuta in vano. Stimatissimo professore, stimatissimo collega, sono geloso di Abraham, geloso di Abraham, perché egli è in corrispondenza con lei. Perdoni questa schiettezza, che le sembrava certo, di cattivo gusto,
La sua lettera è incantevole. Vorrei essere con lei, gioire, di non essere più solo e raccontarle. Nel caso avesse bisogno di incoraggiamento. Nei miei lunghi anni di dignitosa ma dolorosa solitudine. Finché una voce rispondesse dalla turba ignota dei miei seguaci. Fu la sua voce. Stimatissimo collega. Stimatissimo professore. Non mi ha detto di cosa si sta occupando ora. Lei ne sarà sorpreso. Caro professore. Caro amico. Io l'ammiro senza riserva, come uomo e come studioso. La mia venerazione per lei ha un carattere religioso passionale che non provoca in me molestie d'altro genere, no? Ma che mi riesce disgustoso e ridicolo per via del suo sottofondo inconfondibilmente erotico. Questa sensazione orribile deriva dal fatto che da ragazzo ho subito un attentato omosessuale da parte di un uomo prima venerato. Io cado preda di tutte le apprensioni del malato sottoposto a trattamento analitico, dovendo frugare tra tutti i possibili timori circa eventuali conseguenze della mia confessione. Caro amico, mio ex amico Fliss è caduto in preda ad una bella paranoia. Dopo essersi liberato dell'inclinazione certamente non irrilevante che nutriva verso di me. Il cielo certamente non casuale ai suoi rapporti con Fliss mi spinge a pregarla di permettermi di godere della sua amicizia non come un'amicizia tra uguali, ma come dell'amicizia tra padre e figlio. Questa forma evita ogni malinteso e consente a due teste dure di coesistere l'una accanto all'altra in un rapporto facile e spontaneo. Nel necrologio che lei scriverà per me, non dimentichi che tutte le contraddizioni non mi hanno mai fatto vacillare nelle mie convinzioni. Se qualcuno dice che ho ceduto al peccato, gli rispondo caro, che la mia conversione alla telepatia è un affare privato, come il fatto che sono ebreo, come la mia passione per il fumo e come molte altre cose. E quel tema della telepatia è in sostanza alieno dalla psicoanalisi. Mia cara amica, voglio raccontarle un sogno. Mi trovavo in una regione montuosa al confine svizzero-austriaco. Era verso sera. Mi appare un uomo anziano in uniforme di ufficiale della dogana dell'impero austriaco. Si trattava sicuramente di Freud. Camminava curvo, passandomi innanzi senza fare attenzione a me. La seconda parte del sogno evocava il mondo dei cavalieri del Santo Graal e la loro ricerca. Mia cara amica, come vede, il mio mondo ha ben poco in comune con quello di Freud. Io cerco qualcosa di ignoto che dia senso alla banalità. Mio caro Jung, promettetemi di non abbandonare mai la teoria della sessualità. Questa è la cosa più importante. Vedete, dobbiamo farne un dogma, un incrollabile baluardo. Un baluardo contro che cosa? Contro la nera marea di fango e l'occultismo.
cara amica, la distanza tra me e Freud diventa sempre più incolmabile. Lei punta il dito su tutte le azioni sintomatiche che coglie nella sua cerchia e abbassa al livello di figlio e figlia tutti coloro che le stanno intorno, mentre lei se ne sta ben assiso in alto, in veste di padre, che pur comportandosi in modo normale non la smette di gridare che è normale. Risveglia il sospetto che gli manchi la coscienza della propria malattia. Le propongo dunque di cessare completamente i nostri rapporti privati. Mi adeguerò al suo desiderio di rinunciare ai nostri rapporti personali, visto che non impongo mai la mia amicizia. Del resto, lei stesso saprà certo meglio di chiunque ciò che questo momento significa per lei. Il resto è silenzio. Rapporti tra Freud e Jung non furono mai veramente schietti, furono affascinati, interessati, appassionati. Inizialmente Carl sposò, benché non sempre convinto, alcune istanze psicanalitiche di Freud, facendogli molti dei suoi dubbi e divergenze. La stima di Carl verso Freud era indubbiamente altissima, lo stesso era per Freud verso Jung, che lo aveva eletto suo prosecutore. Aveva capito che Carl possedeva tutti i requisiti e i titoli necessari per diffondere e applicare le sue teorie. Furono molti i medici che in quel tempo ambirono a sostituire Jung nella mente di Freud, a divenirne il figlio prediletto, ma così come Freud tradì le aspettative di alcuni fedelissimi, Carl tradì le aspettative di Freud, in parte per divergenze teoriche, in parte per sottrarsi ad un rapporto in cui sentimenti manifestavano col passare del tempo maggiori complessità di natura psicologica. Infine, il grande amore per il suo delfino si trasformò in profonda ostilità, tanto da definirlo folle. Freud non ammise mai di cercare allievi che riproducessero fedelmente il suo pensiero e perse, a causa di questa sua ossessione, tutti gli allievi che manifestavano originalità. Scelse in fondo una forma di solitudine, pur di passare alla storia come unico padre della psicanalisi. Le sue creazioni venivano sempre prima delle sue relazioni affettive. Il mondo di Freud apparteneva profondamente all'universo maschile, quello di Carl, all'universo femminile. Fu proprio attraverso un'analisi che effettuò su di me che Carl riuscì a scoprire le molteplici forme che assume l'universale immagine femminile, che riuscì a definire con me
anima, divinità interna, guida spirituale, colei che riesce a coniugare natura e spirito, particolare e universale, spinta dell'eros verso le forme più alte della realizzazione individuale. Carl mi considerò il suo primo grande successo. Carl alimentò il mio amore, la mia passione per lui, in anni delicati della mia evoluzione, anni in cui io stavo combattendo contro le mie ombre, anni in cui io mi sarei innamorata di qualsiasi uomo, qualsiasi psichiatra mi tendesse una mano e mi facesse intravedere la luce dentro l'oscurità della mia angoscia distruttiva. Carl non pose freno ai miei slanci mistici. Carl amplificò la mia passione amorosa e religiosa. Carl divenne il depositario di tutti i miei segreti, le mie deduzioni, le mie riflessioni. Poi, tradendo e rinnegando il nostro amore, la poesia del nostro amore, gettò in un abisso dal quale pensavo di essere uscita fuori per sempre. Una follia ormai, con la sua ala, ha coperto una metà dell'anima e un vino di fuoco mesce. Una nera valle in vita. Ed ho compreso che ad essa devo cedere la vittoria, prestando ascolto al mio delirio, come se ormai fosse di un altro. Quella che spaventosa. La si dirò. Quella si andava. Sofferenza. Nella visita in prigione. Nel giorno in cui venne la bufera. Il caro frigerio delle mani. Le unghie agitate di Dio. Le parole. Sono le parole che tornavano e ritornavano alla mia mente. Erano le parole di Carl. Alcune di esse si sono fissate nella mia mente, come pietre nell'acqua. La luce cambia. La sola apparenza. Ci siamo nutriti l'uno dell'altro, ci siamo confusi l'uno nell'altro. Quella lettera con cui Carl maltrattò, mortificò, negò quanto ci eravamo detti, ciò che avevamo vissuto, mi costrinse a lasciare Zurigo per Vienna. Lo abbandonai anch'io, sola di nuovo, sola ancora, con quelle parole che tornavano e ritornavano alla mia mente. Il mio amore per lei è una cosa sacra. L'amore fu dissacrato per sempre. Il dolore è un po' che sceglie lo zoccolo nel petto come sua schiva casa. La ricerca illude. Il dolore è un ladro, presto allertato. Rizza l'orecchio per il resoconto di quel gran buio che spazzò il suo essere addietro.
reagì al dolore che mi stava divorando, iniziando un'autoanalisi con metodo scientifico. Ebrea, lontana dalla mia terra, lontana dalla mia famiglia, lontana da casa, guarita dalla mia psicosi e con la memoria della mia psicosi vivida, ripercorsi tutto dall'inizio, alla ricerca di una verità che fosse inattaccabile, che divenisse scientificamente utile. Frequentai i seminari di Freud, entrai a far parte della società degli psicanalisti, pubblicarono alcuni miei saggi, ripresi i contatti con Carl, gli inviai uno studio, la distruzione come causa della nascita. Carl lo trattenne presso di sé, sembrava quasi che non volesse più restituirmelo. Poi mi scrisse, dicendomi, come già era capitato in altre occasioni, che il mio studio era molto vicino ad un suo studio. A Vienna, intorno alla distruzione come causa della nascita, si accese un ampio dibattito. Ci furono opinioni divergenti, ma nessuno comprese realmente il valore scientifico del suo contenuto. Guardavano a me con curiosità, interesse, ma io non mi sentivo trattata alla pari. Carla rispondeva alle mie lettere, cui spesso accludevo brevi saggi, con egregia signorina collega. Io sapevo di essere sana, forte, intelligente, dotata di un'anima che ama con passione. Eppure la distanza che Carla assunse verso di me mi frustrava, tanto da spingermi a pensare al suicidio come unica soluzione possibile. Mi affezionai al professor Freud, mi ribellai alla definitiva rottura dei suoi rapporti con Carlo, tentai di rimettere insieme il loro rapporto, senza riuscirci. Mi spiace sapere che lei è ancora consumata dal desiderio per Jung, e questo in un momento in cui i miei rapporti con lui sono tanto deteriorati, e sono ormai giunto alla conclusione che egli non era degno di tutta la premura che gli avevo concesso. Ma senza dubbio è inutile lamentarsi di lui con lei. Ho saputo che lei sta mettendo ordine tra i suoi pensieri, e di questo sicuramente trarrà beneficio il suo bambino. Questa è la strada giusta. Spero che questo impegno della sua vita si dimostri più felice del precedente. Immagino che lei ami il dottor Jung ancora così profondamente, perché lei non ha ancora portato alla luce il disprezzo di cui è degno. Io volevo amare ancora, essere moglie, madre, anche se Carlo un giorno mi disse, con quel suo fare da Don Giovanni, che io ero nata per l'amore libero, non per il matrimonio. Calma, calma. Vieni, Sabiolino, e canta alla bambina una mia mamma. Racconta la favola della capanna del nord e scaccia i tormenti della paura e gli inutili rimorsi di coscienza. Vattene, guardando il cielo nero. Piano. Pianissimo! Si ode un suono nella stanza. Devo andare via col mio violino, come una ragazza che fugge dalla donna tentante. Sono tra le braccia di mia madre. Ma chi è mia madre? Incontrai il dottor Schefter, che mi chiese di sposarlo. Domandai consiglio a Freud. Mi rispose che il matrimonio sarebbe stato per me terapeutico, per allontanarmi definitivamente da casa. Non lo fu. Può un amore ideale essere sostituito da un amore concreto che trova nella quotidianità la sua possibilità di esistere? Un amore ideale non può essere sostituito, può solo essere ucciso.
dentro di noi, agendo contro di esso e chi lo rappresenta. Nessuno cambia mai veramente. Si è ciò che si è, fino alla morte. Mi sposai nel 1912. Tra il 1912 e il 23 furono pubblicati alcuni miei saggi. Ripresi a suonare il pianoforte, composi degli e sentivo in quei momenti che la mia anima era ancora capace di gioire. La psicanalisi stava diventando una casa internamente divisa e riapriva in me tutte le terribili ferite della vita privata vissute fino ad allora. Ero in corrispondenza sia con Freud che con Jung. Voci diffamanti circolavano sul mio volto. Scrissi a Carl, accusandolo. Carl mi rispose con una lettera ferita, amareggiata. Pensai che non potesse perdonarmi di aver scelto l'associazione di Freud. Pensai anche poco tempo dopo che Freud mi stesse usando contro Jung e gli zurighesi. Scrissi anche a Freud, accusandolo del fatto che non mi aveva mai inviato pazienti. Cara dottoressa, ora lei sta diventando matta. E ciò che è peggio, ho gli stessi sintomi del suo predecessore. E quanto al fatto che non le avrei mandato nessun paziente? Che cosa potrei avere contro di lei dopo il rapporto che abbiamo avuto finora? Non sarà che tutto si spiega con il suo senso di colpa per non essere riuscita a liberarsi del suo amore? Lei è ancora innamorata di Jung. Quando non riesce a salvargli rancore, lo vede ancora come eroe perseguitato dalla tempra. Mi scrive usando i termini della sua teoria della libido. Io desidero che lei riesca ad allontanare i suoi sogni infantili dell'eroe e campione tedesco, sui quali si fonda la sua opposizione al suo ambiente e alle sue origini. Lei non dovrebbe chiedere a questo fantasma il figlio che un tempo ha bramato da suo padre. La saluto cordialmente, suo devoto Freud. Da Berlino continuai ad inviare lettere sia a Freud che a Jung, alcune delle quali contenevano delle riflessioni che divennero saggi, che prima della pubblicazione venivano sottoposti al controllo di Freud. Freud mi scrisse che le mie teorie dovevano rimanere fuori da ciò che io ero e mi avvertì anche che un mio saggio sarebbe stato recensito negativamente per espressa volontà degli zurighesi. Ma dove cercare la verità se non dentro se stessi? Come trasformare un'esperienza privata in dato scientifico se non attraverso lo studio, un'instancabile ricerca, l'interrogazione della memoria su quelle ferite che mai chiuse dobbiamo imparare a conoscere oggettivando? Quel mio saggio, criticato così aspramente, fu letto come un trattato eccentrico sull'inevitabilità del sadomasochismo. Non lo era. Io so di aver gettato luce su molti aspetti a quel tempo oscuri e non ancora dibattuti sul linguaggio dello schizofrenico, l'amore materno, la psiche infantile, la donna debole, l'origine del linguaggio, l'istinto di morte e distruzione. Io non avevo pazienti, ma avevo me. Il lavoro fatto su di me con Carlo, la mia vita condivisa con lui, le maternità. Ma quante intuizioni ci vogliono per definire grande? Chi tali intuizioni mette al servizio di altri tanto da orientarne diversamente il punto di vista? Quante volte io sono intervenuta con ragionamenti e riflessioni profonde su alcuni lavori di Freud e di Jung? Il mio linguaggio, definito da Freud complessato, era forse complesso, forse.
Se i viennesi, gli zurichesi, avessero voluto capire, avrebbero capito. Ma forse non potevano. Che ne sapevano loro di psiche femminile? La questione, se si poneva, si imponeva immediatamente intrisa della cultura dell'epoca, che voleva la donna capace di sottrarsi alla propria soggettività e pronta a servire l'oggettività maschile. Ma c'è qualcosa di più sacro della soggettività che ci rende unici ed irripetibili. Oggi voglio essere felice. Thank you.
notte voglio avere pace. Perché non vi hai ragione? Lasciatemi libera! Come ci resti? In una lettera che Carla mi scrisse nel 1919, dopo aver analizzato alcuni miei sogni recenti, mi scrisse che essi avevano assunto un aspetto minaccioso e omicida a causa dell'atteggiamento materialistico di cui mi ero nutrita e mai più liberata. Secondo Carl, io dovevo reimparare a riconoscere il mio spirito interiore, simile a Dio. Io temevo che con la seconda gravidanza potesse accadere quello che già era accaduto con la piccola Renata. Quando Sigfrido, vivendo ancora dentro di me, la stava uccidendo. Io dovevo uccidere quell'ideale che distruggeva mia figlia e trasformarne la pulsione dentro di me. Inviai il saggio sulla piccola Renata a Jung. Lei deve accettare Sigfrido come una parte di sé simile a Dio, come qualcosa in grado di mediare tra la realtà e l'inconscio. Solo allora non sarebbe più una minaccia né per lei né per il bambino. Sigfrido è una rappresentazione dell'eroe e al tempo stesso punto di riferimento e redentore. Sigfrido non è mera fantasia di desiderio. L'opinione di Freud è un peccaminoso stupro al sacro, getta tempre, non luce. Solo dalla notte più fonda nasce la nuova luce che lei dovrà tenere da conto per i momenti di oscurità. La sua psiche femminile tende, nel collegare le interpretazioni razionalistiche e materialistiche, a riportare tutto ad un dominio banale. Ho sempre avuto, ed ho tuttora, una considerevole predisposizione al misticismo. Mi ero rifiutata con tutte le forze di interpretare Sigfrido come un bambino reale. E sulla base della mia disposizione mistica potevo solamente pensare che nella mia vita mi era dato di avere un destino eroico ed importante e che avrei dovuto sacrificarmi ad una grande creazione. Ne potevo interpretare diversamente i miei sogni, in cui mio nonno e mio padre, benedicendomi, mi dicevano: un grande destino ti aspetta, bambina mia. Già, un grande destino ti aspetta, bambina mia. Nel 1923 mi consultai con Freud circa l'idea di rientrare in Russia e diffondere con traduzioni, conferenze, l'attività di psicanalista, il pensiero europeo. Freud trovò l'idea eccellente. Partì con mio marito, Renata ed Eva. Mio marito mi lasciò per un breve periodo, poi tornò con un'altra figlia, che io crebbi con lo stesso amore con cui crebbi Renata ed Eva, che divennero musiciste. In Russia pubblicai alcuni saggi e fui psicanalista per bambini fino a quando tutti gli istituti non furono chiusi per ordine di Stalin. Quando i nazisti entrarono a Rostov, io mi ribellai all'idea che la cultura europea, che avevo amato e conosciuto, potesse produrre una tale atrocità. Con le mie figlie mi avvicinai ad un ufficiale nazista. Lo insultai in tedesco.
Lo sapevate? Spielerein vuol dire giocare pulito.